È partito qua dalla Festa del Cinema di Roma. Siamo nella sezione Alice nella città con uno dei giurati. È anche giurato città, oltre che colosso del cinema. Esatto, giuro. Lo presenti te, socio? Ma certo, è Vinicio Macchioni. Eccolo. Buongiorno. Qua, ciao Vinicio, ciao, benvenuto, ciao. E grazie, ciao, per aver accettato il nostro invito. Allora, tu in realtà oggi sei sì nella veste di giurato di Alice nella città, ma anche perché coinvolto in un progetto sociale. Sì, siamo qui perché alle 17.30 oggi presentiamo i primi 15 minuti di questo DVD che stiamo realizzando, che è il DVD del primo concerto che abbiamo fatto con Every Child is My Child, questa onlus che si occupa di costruire, mantenere una scuola al confine tra la Turchia e la Siria, con il quale facciamo 40 kg di pane al giorno che mandiamo lì e cerchiamo di aiutare quelli che stanno molto peggio di noi, i bimbi soprattutto, naturalmente. E quindi sto qui perché alle 17.30 presenteremo questi primi 15 minuti di questo DVD che uscirà tra un po', e sperando che arrivino più persone possibile, qualsiasi cosa legata ad Every Child. Accorrete all'auditorio al Parco della Musica. Complimenti. Grazie ai colossi. Sì, sarebbe, ecco, capito. Abbiamo donato a Vinicio la maglietta, sì, non so se può mostrarla. La maglietta dei colossi, perché sennò uno dice, ecco, guardate, con tanto di logo, colossi. Vinicio, io te lo devo dire, allora tu hai fatto film straordinari, decisamente hai vinto anche un premio importante, piuttosto che tutta colpa di Roma. Però, tra l'altro, è stato da poco il decennale di Tocca. Certo. Dici qualcosa su questo personaggio che per voi è stato... Cioè, per me la serie... Sì, non è parlato della serie, capito, però. Hanno capito. Vabbè, ma diglielo. Stiamo parlando, cioè, della serie numero uno della storia. Diana sicuramente è il numero Boris. Uno. Boris! Così era bella. Boris, mi sorprendo. Sì, Boris. No, abbiamo fatto i 10 anni di romanzo criminale. In realtà i 10 anni scadono, credo, il 9 novembre, se non sbaglio. Vabbè, comunque, insomma, ci siamo. Insomma, è stato emozionante ritrovarsi lì tutti quanti, anche perché era da un po' che non ci vedevamo tutti quanti insieme. Vi siete trovati invecchiati? Stefano Sollima. Beh, un po' sì. Un po' invecchiati, sì, perché 10 anni sono pochi. I figli, le famiglie, certo. Insomma, la vita in 10 anni un pochino si cambia. Però è stato bellissimo ritrovarsi e ritrovare le stesse energie di quando stavamo sul set lì. Questa è una cosa molto, molto io bella. A nome dei followers della pagina ti ringrazio per quella emozione, cioè io ancora lo rivedo ogni tanto. È vero, posso testimoniarlo. È figo perché noi ci stiamo crescendo delle generazioni, certo. Ma così succede, quelli poi, che no? Lo hanno visto di 10 anni fa. E poi ci sono persone che mi scrivono sui social in questo periodo che lo vedono per la prima volta e hanno 16 anni, 18 anni, 20 anni. E quindi ma è classica cosa eterna, in realtà, cioè nel senso che questo due anni, secoli, secoli. Ovviamente sono contentissimo. Beh, siamo contenti anche noi. Condividerai questa intervista con i colossi in sala? Sì, ma non gli chiediamo. No, non lo so, così era il tuo colosso del cuore. Ah, vero, il colosso, il film di riferimento. Poi chiaramente vale tutto, è porca miseria. È dura, filmone, questa è dura. Puoi giocare proprio allora, su tutte le varie epoche. Me la gioco tra C'era una volta in America e quindi Sergio Leone da una parte, ci eravamo tanto amati, però ce ne stanno altri. Ce l'abbiamo fatto facciamo per coinvolgere il pubblico dei contest all'americana. Il primo l'abbiamo fatto il colosso dei colossi, era tutti colossi al Prue, e è arrivato il secondo C'era una volta in America, ha battuto il padrino. Ah, vabbè. Poi c'è stato un po' Fiction e Rocky. Adesso serviamo il colosso della commedia italiana, siamo ai quarti di finale, c'era una volta in America che si è eliminato, oggi c'è un concorso, oggi finisce alle 18, sta stravincendo il Marchese Grillo contro... Non ci resta che piangere, non ci resta che piangere. Non ci resta che piangere. Ci sono tre film di Verdone in corsa. Ultima domanda, Vinicio: il tuo primo grande amore cinematografico? Parliamo di donne, però, cioè la prima attrice per cui hai perso la testa. Beh, non mi ricordo il nome perché se ne sono susseguite tante, però tutte le donne che si spogliavano nei film di Alvaro Vitali, di Lino Banfi, quei film, la Fenech, tutte quelle, Gloria Guida, che Dio la benedica, che fa anche rima, esatto. Vabbè, tutta quella roba lì di cui siamo Mariano molto Laurenti, regista Mariano Laurenti, bravo Simone. Vinicio, grazie. Era Vinicio Marchioni con grazie i colossi Vinicio in sala alle, dalla festa del cinema e viva i colossi. A presto, ciao.